E ciao a tutti amici guerrieri, bentornati in questo nuovissimo video dell'anima di Tarkov. Allora, prima di iniziare vi ricordo che sono tutti i giorni in live dalle 14 in poi, link in descrizione, e vi consiglio anche di andare su Instagram, sempre link in descrizione, perché se magari non faccio live o qualsiasi cosa, comunque anche quando vado live lo annuncio sempre con una storia lì, oppure il Discord perché esce sempre l'annuncio. Pure là, stavo pensando di fare un gruppettino Telegram, forse c'è ancora il link, non ricordo. Comunque guardate la descrizione perché ci trovate cose molto 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 magiche. Nell'ultimo video dell'anima di Tarkov c'era questo problema che mi buttava fuori l'anti-cheat. Credo di aver capito il problema, ovvero i server in cui giocavo. Non so come mai hanno iniziato a darmi questo problema. Ora, scoperto che tornando sugli europei quel problema non me lo dava. Ora è passato un po', voglio riprovare, quindi ho gli stessi server, quelli con cui ho sempre fatto i video dell'anima di Tarkov e ci facciamo una boh, che cosa abbiamo? Non ho visto, ok, un VPO con un mirinazzo, un 3M, ok. Boh, facciamo una custom. Facciamo una custom veloce perché se va bene poi ce ne andiamo su Shoreline, ce ne torniamo. Quindi andiamo alle 8 di mattina e facciamo un bel raid. Ok, eccoci qua, 21 minuti. Ah, abbiamo pure una granella. Allora, fammi rivedere. Military base, regolo to military base e old road gate. Ok. Urca balurca. È un MP9. Quindi, ora vediamo se mi butta fuori. Cioè, anzi, se non mi butta fuori. Bene, cioè ottimo. Vado col PMC. Se mi butta fuori l'anti-cheat nuovamente, allora lì inizia ad essere un problemotto perché, come avevo già detto in qualche videozzo sempre dell'anima, che a livelli bassi giocare in server europei è un po' un problemino perché è pieno di gente, tutti grossi e chi è un po' più piccino non riesce. Puoi avere le skill che vuoi, ma se i tuoi cazzo di colpi non bucano niente, è un po' difficile. Anche se io ero riuscito a bucare con DPS, quello insomma nel video di Tango Down, ero partito con i DPS, però. Però insomma. Nessuno si è perso qualche intelligence. Non si sa mai, eh. Magari qualcuno se li perde gli intelligence. Allora, vediamo se riesco a trovare qualcosa che mi serve. Ad esempio, mi servono un po' di lampadine, cavini. Ardisco. Non ho visto che colpi ho dentro. Fammi. Così almeno se non mi butta fuori, vado su Shoreline con il PMC, vediamo di fare quella cazzo di missione. Morfina è golosa. Sono curioso di vedere chi e cosa posso bucare con questo fucile. Lo scopriremo. Soprattutto voglio vedere come andrà a finire con l'AKM che c'ho. Ho sentito suoni strani. Vedere che riuscirò a fare con la KM che ho sul PMC. Rinculo della Madonna, non è come la KM che ho perso morendo per colpa della disconnessione. Speriamo che Dobani, che cosa si sì, Dobani, che oggi mentre registro
Non mi si disconnetta come l'altra volta. Appunto quando c'avevo l'HM che mi era andata via proprio la connessione. Quante cose magiche che accadono in questo mondo. La la. Cold chain. Golosissima nascosta così la gold chain. Solo per gli occhi più aguzzi. Oh, che secchi dentro qui. Questo è quello da uno. Vabbè. Oh, sempre meglio di niente. Così se arriva uno a tirarmi delle accettate in testa, ne tankerò mezza. Forse mi potrebbe rimanere un po' l'accetta nel capo. Cioè, avrò l'accetta nel capo, ma con un po' meno di dolore. Ah, è vero, che gli serve la Monterigna, cioè, sì, la Monterigna. Dammi tutto. Quanto manca? 15 minuti. Se non dico cazzate, sono un po' dalla parte opposta, io. Dovrei cercare di sfruttare tutti i minuti per vedere se mi butta fuori. Spari all'estrazione. Le belle cuffie sarebbero di un goloso. Che cosa hanno visto i miei occhi da gatto? Uno scav. Cioè, scav player, però. Non voglio rischiare di perdere la reputazione che ho ripreso da poco col mio amico. Siamo scav, noi si prende tutto. Ce lo troverò qualche cadaverino? Hello. Ma porca. Hello, Steph. Yes. Oh, I'm doing. Can you Steph? Yes. I don't want to lose a reputation. Yes, I'm doing.
E me ne vado già verso la mia estrazione, se non mi sbaglio, perché tanto non me le ricordo mai quelle da scavo. Nonostante faccio le scavo, me le ricordo mai. Soprattutto quelle quando sono military, io vado nel panico, però vediamo. Povero gabbiano che è morto. Povero gabbiano! È stato ucciso dalla compagna. E mo come si fa? Chi è che spara così grosso e incabbato nero? Dai che c'ho ancora qualche slotticino. Ulala, moshery, dammi. Dammi qua la golosaggine. Sarà scav, sarà player, scav player. Chi lo sa quello che sta. Qualsiasi cosa sia, potrebbe arrivarmi uno di quei tap che mi ricorderò a vita. Comunque, in 11-12 minuti non mi ha buttato fuori. Quindi la prenderei per buona. Porto questa rovina via. Vendo todos. C'è pure l'accendino che mi serve per l'hideout. Che non mi pare di aver fatto quella roba che mi serve all'accendino. Io ho il tempismo delle gufate. Anche giocare ad Elden Ring. Mi sono gufato una mentre stavo facendo il boss. Se muoio ora, se muoio ora e sono morto. In un'altra che stavo a fare un PvP. Ho detto no, se cado adesso sotto un dirupo e cado. Non è possibile. Ah, beh. E vab. Ok, allora. È passato qualche giorno dall'ultima scav che come avete visto è finita che mi ha disconnesso. Vediamo. Adesso ho fatto un'altra scav di prova, ho cambiato server e non mi ha dato quel problema di anti-cheat. Ora. Era tipo 20 minuti di partita di scav. Sono arrivato a 8 minuti mancanti. L'altra volta mi ha buttato fuori, adesso no. Quindi, proviamo ad andare su questa dannatissima shoreline. Comunque, tengo aggiornati un po' sulla situazione di quello che ho appena fatto. Ho trovato la scav, questa scav di prova che ho fatto, un gas analyzer. Quindi devo trovarne altri due adesso. In più, c'ho la daily di fare 5 scavi in any location. E niente, a Jäger gli ho portato un altro Iskra che gli serviva, gli mancano due Emelia e penso basta, avrei questa, però prima di accettarla vedo di trovarla e vabbè, e ancora le solite cosine. Perciò abbiamo il nostro AKMS messo male senza uno spengifiamma, non credo che qualcuno abbia uno spengifiamma per. Invece sì, va bene. È il meglio che hai per ora? Penso proprio di sì. Meglio di niente, almeno togli un po' di recoil. Ok, buono. Provai questa KM insieme al signor Gray mentre si stava andando ed è una merda rispetto all'altro. Nella partita del terzo giorno dell'anima di Tarkov. E niente, vediamo. Vediamo un po' cosa succederà. Eccoci qua. Il tempo che ha trovato la partita, ho finito anche io una partitina a briscola. E nulla.
La nostra missione di oggi, che è la stessa di ieri, è, anzi, diciamo, sono due. Una, non essere disconnessi, buttati fuori per l'anti-cheat, per arcani motivi. La seconda è andare al sanatorio e prendere e andare dove sta la parabolina, perché la prima l'abbiamo già fatta. Filtrino goliardico. Sei te? Niente, sei un mega chiodo. Ti ricordo nuovamente, visto che per me sono passati qualche giorno, per me, per voi no, e sono live tutti i giorni dalle 14, però trovate cose diverse che trovate qui, perché voglio staccare un po' YouTube e Twitch. Adesso sincero. Però, se venite di là, ovviamente mi fate un sacco di piacere. E ovviamente Instagram per qualsiasi aggiornamento. Sono uscito da qua. Niente, invece di buttare me ne vado dritto dove devo andare e niente. Vediamo che fine farò. Non so quanta gente può esserci su questo server, non so se mi disconnetterà, non so quanto sarà grossa la gente su questo server. Io c'ho EPS, una cappa che potrebbe esplodermi in mano da un momento all'altro, con un mirino, insomma. Cioè, quella che avevo nel video del terzo giorno. Nonostante era praticamente base, era montata nello stesso modo, aveva soltanto il calcio diverso, era proprio una KM, non era KMS, e il silenziatore era molto preciso. Aveva proprio anche un rinculo che era, cioè, per essere praticamente quasi base, non era per niente male. Questa sfanculizza tantissimo. Quindi potrei avere qualche difficoltà. Incrociamo le dita. Già, le uscite. Il prodotto custom. È tipo Road at Railbridge e Path to Lighthouse. Non le conosco. Non so se Path to Lighthouse potrebbe essere vicino al faro o nei dintorni di coso, di Crossroad. Però noi ci limitiamo a Pierbot e Crossroad, in questo caso. Mi limito a Pierbot e Road to Custom. Oh, Kiapkai che? Lo stai? Cazzo sta? Parte dove sta attento ai cecchino? Chiapca e se n'è svignata. E Usain Bolt levati proprio. Allora, vediamo se mi ricordo qual è il sanatorio di sta missione. Dovrebbe essere questo il lato. Tanto hold on, vediamo se non mi schiantano. Devo estrarre? No, perfetto. Allora mi basta soldarla.
nemmeno una torcia. E mi devo avvicinare allo schermo. È l'ala rossa. Perciò dovrebbe essere quella giusta. Abbiamo sentito tutti. È qua sul tetto? Preparo alla morte. Parabola. Parabola. Poi mi posso anche lanciare dai tetto. Ah, ok, era uno scavo, allora mi sembra un play. Suga, suga, suga. Dammi qua. E vaffanculo. Tanti mirini interessanti. No, raga, ma non ho nemmeno il ping alto. Non capisco, non ho il ping alto, mi butta fuori. Cheat, cioè che cazzo di problemi ho per avere il... Dovrei provare a riscaricarlo, mi sa. Me la corro. Fuori che il mio ping era niente, non si vedeva in alto a destra, quindi andava bene. Va. Lo scavo cecchinazzo.
provare a salire lì. Vediamo, eh. Anche se non so se hanno cambiato come salirci. Vedremo. Vedremo. Ok, bene. Non ci si sale più nei vecchi modi. Non sono abbastanza skillato. Ah. Vabbè. Prego, non mi disconnettere fino all'estrazione. Vediamo se ci fosse la chiave. A Tarkov non gli piacciono le connessioni satellitari. Magari non gli piace proprio Starlink. Era qua la chiave, doveva essere, giusto? Ma non ci è. Sopra c'è niente, né. Stavo forse andato giù. Ora su Shore non devo fare nient'altro, perché le prossime mappe continueranno ad essere custom se andrà bene, cioè se questa cosa dell'anti-cheat riuscirò a fixare. Dove è finito il caricatore? Scusatemi. Dirò, ho perso il... è scomparso. Beh. A me non pare di aver cliccato due volte R. Però vabbè, lo voglio fare tipo un giro un po' più safe, così in caso mi disconnetta. Il problema è proprio quando ho il ping alto. Se non hai il ping alto sei un cheater. Usi un cheat per abbassarti il ping. Non ha senso, perché i primi video li ho fatti sugli stessi server e non dava problemi. È iniziato dopo. Anzi, i primi video addirittura erano in quelli americani. E poi vabbè, mi butta fuori per il ping. Però qua non ha motivo. Dobbiamo fixarla sta cosa. Uno deve essere libero di giocare nei server in cui vuole. E che vuole.
Basta che il ping ce l'abbia giusto. Magari qualche altro scavo da fare di qua. Signori, che dirvi? Se anche questo video vi è piaciuto, mettete un bel like. E vi ricordo sempre, andate in descrizione e cliccate su quel link di Twitch, tanto è il primo link. E boh, se avete qualche fix, fatemelo sapere. Io probabilmente inizierò a portare anche The Cycle, perché siamo più o meno, è più o meno sulla stessa onda di Tarkov. E vedrò se riesco a fixare in qualche modo, perché adesso non ho il coraggio di farmi un fight se o di stare più tempo in raid se mi butta fuori l'anti-cheat e quindi vado in ripperino peperoni. Quindi boys, descrizione importantissima, anche Twitch importantissimo e niente, vi prego fatemi sapere. Baci baci.